Quando la moda incontra l'arte e la location è unica al mondo, i giovani creativi del futuro si sono dati appuntamento a Mantova nei saloni di Palazzo Te. Daniela Colucci. Dame scicchissime chiacchierano in giardino avvolte in drappeggi di chiffon, sete ricamate, pizzi scintillanti. Sullo sfondo l'emiciclo dell'esedra di Palazzo Te a Mantova. Poi l'alta moda di Raffaella Curi e il Maison Gattinoni Michele Miglionico attraversa la loggia d'onore ed entra nelle stanze capolavoro volute da Federico II Gonzaga. Amore e psiche, la camera dei venti, la sala dei giganti. La bellezza si moltiplica, arte e moda si riflettono una dentro l'altra, creando un binomio perfetto. L'esperienza di alcuni stilisti famosi incontra i sogni dei creativi emergenti nell'evento Magazzini Aperti on Tour, occasione per mettersi in mostra, ricevere consigli. Il presidente della sezione tessile di un'industria, Stefano Dominella, osserva i lavori del giovane Guido Di Sante. Come va? Tutto bene, grazie. Tutto bene, e questo ciuffo qua? E vedo che Guido è andato avanti con passi da gigante e ha realizzato dei capi attualissimi e veramente molto molto creativi. Michele Miglionico, posso presentarle Stefano Peruzzi? Ma certo, in realtà ho già sentito parlare di lui perché è uno dei giovani che ora è qui. Ho guardato un po', sbirciato un po' di situazioni, mi hanno colpito un po' queste cose militari che sono tanto di tendenza in questo momento. Anche nel backstage, prima della sfilata, i big vestono le modelle accanto agli allievi. Raffaella Curiel nota un abito della neodiplomata Marianna Rusconi. Trovo che questo vestito è geniale, sia nella creatività, perché è moderno, senza essere importabile, come spesso si vede in giro di questi giovani che fanno delle cose che sono assurde. Lo trovo elegante e ben fatto nell'esecuzione. Hey, mambo, italiano. Quindi il défilé fra nuove idee, déjà vu, talento fresco, collezioni già apprezzate. Ci sono i capi interessanti della coppia Martorana-Bartolotta, freschi del premio Moda Città dei Sassi, dove il neoprene si contamina di ricami in gomma, oppure l'abito in georgette con stampa di chicchi di riso, frumento, fagioli neri che Enrico Linassi dedica al cibo sostenibile. Fra un giovane stilista e l'altro si inserisce la capsule di Curiellini intitolata Little Black Dress, dove Gignola Curiel reinterpreta in chiave contemporanea uno dei capisaldi del brand, i tubini. Poi a Michele Miglionico il compito di esaltare il patrimonio artistico-culturale della sua terra con la tanto celebrata collezione di Madonne Lucane, broccati, pizzi, passamanerie e merletti fatti al tombolo in onore della Madonna Nera, del Carmine, della Bruna, tutte portate in processione durante le feste popolari. Gran finale dedicato alla signora della couture Raffaella Curiel, che in omaggio a Mantova ha ripreso dal suo archivio l'abito mantegna disegnato nel 1984. Bellezza, sartoria impeccabile, esaltazione della femminilità. La sua alta moda non conosce tempo e richiama le mise per le prime della Scala, i galà, le cene più raffinate in Italia o nel mondo. Mentre in passerella si abbassano le luci, nel parco una modella indossa l'abito in chiffon dipinto a mano che Guillermo Mariotto ha dedicato a Hillary Clinton. Nella motivazione dello stilista si legge: a Hillary, signora di eleganza, affinché il potere femminile possa governare il mondo.